Siamo rec. Andu vai se la banana non ce l'hai. Andu RMX5, il peggior acquisto che vi può venire in mente di fare. Sigla. Volevo fare una recensione seria, composta, con punta precisa, bellina, pulita, educata, di quelle che vi fa dire: mamma mia, che bello sto canale, me lo devo guardare tutti i video dal primo all'ultimo. Ma sarò velocissimo nel dire che questi microfoni fanno sufficientemente cagare. Vi spiego. Vogliono essere una sorta di clone dei Rode Wireless Go, non ci assomigliano per niente, anche se ora l'audio che state sentendo magari va pure bene, perché sono comunque a poco meno di un metro dalla videocamera e in una situazione chiusa all'interno dello studio, senza interferenze, senza nulla al di fuori della signora che grida, i lupi di là che arrivano dal vento, i giocatori di cricket e i traslochi. A parte questo, non ci dovrebbero essere grosse interferenze audio. Ma. Questi cosini qui, 2 GHz e 4, ora vi do un po' di informazioni tecniche, sono molto, molto soggetti alle interferenze. Vediamo le cose tecniche. Mi è passata pure la voglia di studiarle, quindi me le sono fotografate qua dal loro sito e lo leggo, preciso. Allora, hanno più o meno 38 decibel, il col ricevitore che arriva fino a meno 80 decibel come sensibilità, e hanno un delay di 12,5 millisecondi, che fin qua potrebbe andare benissimo per interviste e quant'altro. Ha un microfono omnidirezionale, quello integrato, ma ha la possibilità di inserire un lavalier o anche un segnale di linea, quindi per esempio se dobbiamo prendere il segnale da un mixer, da una regia, potenzialmente possiamo farlo. Poi ci accorgiamo che non lo possiamo fare perché non c'è il range, dovremmo stare attaccati alla regia, ma a sto punto ci mettiamo un cavetto e non abbiamo problemi. Ha una pressione sonora, la capsule, il microfono supportata, massimo di 90 decibel, che va bene per un lavalier radio integrato, diciamo. E lavora sulle frequenze 2.4 GHz, la stessa del Wi-Fi dell'epoca di Pizzolo, ma soprattutto la stessa, proprio la stessa, infatti subisce tantissimo le interferenze. Ora, ripeto, ne parliamo. Una batteria da 400 mAh che si ricarica in circa 2 ore, che garantisce circa 5 ore di durata, si ricarica attraverso la micro USB presente. Ok, il pairing tramite pulsante, anche se è immediato, il volumino dell'uscita cuffie, perché il ricevitore ha anche l'uscita cuffie, e ok, anche il mute sul microfono, se vogliamo mandare in mute un attimino il trasmettitore per farci un po' i cazzacci nostri mentre stiamo facendo un'intervista. Però in linea di massima questi cosi hanno un grosso grosso problema: non hanno una portata utile e decente. In esterna, abbiamo testato con il buon Pietro che sta in questo momento dietro la videocamera, non riusciamo ad andare oltre i 5 metri per avere un segnale pulito e usabile a livello lavorativo. Sono all'interno praticamente. Funziona? Può essere il... Non sono allineati, può essere l'altezza. 10 metri? Siamo sotto i 10 metri, credo. 5 metri più o meno, 6 metri, 2 metri, 1 metro. Che per carità, per 50 euro di spesa circa, link in descrizione. L'unica cosa è che, ripeto, se dovete fare un'intervista vicina, 5 metri ci può stare. La qualità audio la state sentendo perché sto riprendendo con questi microfoni, proprio col microfono integrato, anche se in confezione, oltre al cavetto di ricarico ovviamente, ha i due cavetti TRS e TRS per la videocamera, TRS TRRS per il cellulare. Arriva anche un lavalier che comunque lascia il tempo che trova, è un lavalier Andur cinese. Qui vi parlo di alcuni lavalier anche cinesi, ve ne provo 7, andatelo a vedere perché è interessante questo video, molto più di questo onestamente. In ogni caso, siccome questi sono visti un po' come una valida alternativa ai Wireless Go, vi dico già subito che sono totalmente su un altro pianeta, su un altro livello, quindi assolutissimamente minimamente paragonabili. La cosa che mi ha stupito, e ora non so se è questo paio proprio specifico ad essere guasto, magari per il tragitto, per colpa delle navi arroccate nel canale di Suez, le attese, l'umidità, la prestigiabilizzazione, non lo so. Comunque, questo qui modello specifico, proprio lui, quello che ho in questo momento nelle mani virtualmente, perché uno è attaccato lì e l'altro è qui,
Funziona meglio all'interno, onestamente. All'interno, in un appartamento di 4 stanze, ci siamo mossi, girati, siamo andati vicino al modem, siamo andati da un capo all'altro dell'appartamento, nessun problema, l'audio teneva. Appena usciti fuori sul balcone, come potete vedere in questo video, già a 1,5 metri, 2 metri di distanza, le interferenze rendevano inusabile il sistema. Ripreso da che se non c'è? Quindi bocciato sostanzialmente, a meno che non vi serve per fare delle interviste, lo trovare con una mega offerta, magari con qualche super coupon a 20-30 euro, ci può sta come microfono B. O comunque per una sicurezza, diciamo, per una cosa in velocità a pochi metri di distanza, magari all'interno. Per il resto, lasciate perdere. Compratevi altro, compratevi in Malada, se volete spendere poco, vi linko qua il video che feci mille anni fa a riguardo. Lasciatemi solo qualche istante per parlarvi dello sponsor Color Like Pro, un pacchetto di 600 e più lat ad un costo veramente bassissimo, che serve a ottimizzare il workflow di ogni videomaker, ottimizzando e riducendo all'osso i tempi di correzione colore. Basterà infatti utilizzare i propri file in log o eventualmente appoggiarsi al log simulator presente all'interno del pacchetto. È comunque tutto ben spiegato nei tutorial in italiano o in inglese all'interno dello stesso pacchetto. In descrizione vi lascio il link per acquistare. Io vi ricordo che al di fuori di questo piccolo spazio virtuale chiamato YouTube, mi trovate anche su Facebook e Instagram cercandomi come Maurizio Albanese Filmmaker. E lo so, molti di voi mi seguono su Instagram e quindi lo sapevano già, ma per chi ancora non lo sapesse, questo perché probabilmente ancora non mi segue, ecco, seguimi, iscriviti al canale, attiva la campanella, metti un mi piace, non mi piace, un insulto, una macumba, un'antica maledizione, va bene tutto, l'importante è creare, no, il dialogo tra me e te, capito? E in ogni caso, dillo ad amici e parenti di tutto il globo terrario, noi ci vediamo in un prossimo video, io vado a buttare questi da un ponte, ciao cipollini!